bucket, win a bucket more. Win a bucket, gotta catch 'em all. Praticamente è successo che iDestod, il creatore della famosa hack ROM Pokémon Adventure, ha smesso di lavorare a questo progetto per svariati motivi, principalmente perché non ne può più. O meglio, non è che lui sia stanco di lavorare a progetto Pokémon Adventure, il problema sono le continue minacce di morte che riceve. Ora, so che ricevere minacce di morte tramite internet può sembrare stupido, però per molti non è così. E sinceramente ricevere ogni giorno minacce di morte credo possa essere fastidioso. Inoltre ha avuto diversi problemi con lo staff del forum Pokémon, Poké Community, ecco appunto, dove si caricano tutte quante queste ROM, queste hack ROM, quali più belle, alcune meno belle, ma comunque sia, generalmente vanno a finire lì tutte quante le hack ROM che vengono create. Quindi, siccome al 90% ha detto che non continuerà il progetto Pokémon a meno che non gli venga uno stimolo particolare, non lo vedremo più, il progetto si fermerà lì. Quindi io ora sono arrivato alla Lega, quindi ho deciso di finire almeno la storia principale, nonostante la storia principale sia costellata di piccole porzioni di gioco che lui stesso si è inventato. Ma per carità, il gioco fino alla Lega Pokémon ci arriva, e quindi sono contento di esserci arrivato. Detto questo, iniziamo a giocare a Pokémon Adventure, quello che forse sarà il finale definitivo, che poi sia una o due parti, non importa. Eccoci qua, dunque, non mi ricordo di preciso quello che dovevo fare, ma è passato tantissimo tempo dalla mia ultima avventura, diciamo, in questo gioco, e dovevo, mi sembra, inseguire il Team Rocket, se non sbaglio. Dunque, provo ad andare di qua, che penso sia la strada da prendere. Ah, questa è la stanza del campione. Allora, facciamo una cosa, li chiamo come nel manga di Pokémon Adventure. O meglio, lui sarebbe blu e verde sarebbe la ragazza. Invece io chiamavo lui verde e la ragazza blu. Però cerchiamo di seguire il gioco, ovvero il manga. Che poi vabbè, oramai non importa, ma cioè, a questo punto tanto vale che facciamo come ci pare. Non te ne andrei via così facilmente. Sì, sì, Danny, lo lascio a voi. Toru! Sta indietro, Link, questa è la mia battaglia. Dobbiamo salvare il professore Oak e la professoressa Ivy. Non possiamo lasciar scappare Drake. Ti aiuterò. Bene, fa come ti pare. Sì, sì. Non fa che il suo sacrificio sia stato vano. Praticamente mi sembra che la sorella sia morta. Questo ragazzino... Questa è la mia vita, ragazzino. Sneasel, confusione. Sneasel non può imparare confusione? Da quando? Ah, barosa protezione, vabbè. Ah, mi ero dimenticato di lei. Verde. Hihi. Grazie. Penso che Link ce la possa fare a tenere a bada questi due. Andiamo a cercare Drake. Ok, grazie. Nessuno se ne andrà, inibitore. Ah, non posso muovermi. Toru! Quanto mi è mancato doppiare questo gioco. Doppiare, poi leggere con una qualsiasi enfasi possibile e tradurre. Comunque sia. Inibisce anche l'altro ragazzo. Disable perché sarebbe la mossa, ma ok. Link, non posso muovermi. Devi recuperare. Devi salvare il nonno per me. Ma ce la faccio a tenere a bada questi due. Questi qui non sono gli unici che hanno dei trucchi nelle loro maniche. Ok. Sì, sì. Sneasel, usa finta. Abra, teletrasporto. Oh, mi ha teletrasportato, ok. Tunnel roccioso! Andiamo al tunnel roccioso? Per quale ragione, tunnel roccioso? Dunque, ho tutti quanti Pokémon carichi, ma... Dunque, contro Drake dovrebbe essere tipo maestro drago lui? Iniziamo con i Pokémon selvatici, non lo so io, Aspetta, fa vedere un attimo una cosa. Aggiustiamoci meglio. Ok, mostra molto meglio la cosa. Ah sì, in effetti i Pokémon sono deboli, ma qua dentro c'è... Non mi aspettavo di trovare, appunto, di arrivare al tunnel roccioso. Max repellente, ok, repellente Max, quello che è. Ah, dove devo andare? Oh,
Ci sono mai stato a tunnel roccioso io? Herp boy, herp, herp, combattiamo, derp, derp. Davvero vuoi lottare ora? Herp! Sì, praticamente lui ce l'ha. Quella Madonna. What? Praticamente lui ce l'ha con questo ragazzino che praticamente lui chiama Herp boy. Perché gli rompe sempre i coglioni su quando esce la ROM e che cazzo. Allora, potrei batterlo, Blissey. Double Age. Allora, sì, il desiderio di Blissey diventa vero, ma cerchiamo di... Oh, quanto! No, full restore, cacchio! Mi chiedo se effettivamente ci sia una parte dopo questa. Ok, allora andiamo K Oblissa. Herp. Ok, quindi era fattibile probabilmente la cosa. Devo evitare le lotte perché non posso perdere tempo con questi citrulli. Se posso evitare di lottare, lo evito. Ah, qui c'è una Pokéball. Non ho letto cosa. 26 in teoria dovrebbe essere. No, 26 non era fulmine, 20, 24 è fulmine. Oh, cacchio! Derpina. Erpina. Sian Jack. Andrò... Ok. Sì, sempre il fatto che su Herp Boy e Erpina che lui. Blissey, porca ma miseria. Ma la miseriaccia ladra. Allora, andiamo ancora con Circle Throw che qua non ce se la fa a sbrogliarsi da questa situazione. Allora, dato che lui ora si sì, usa carica totale, usa Water Pulse e si rigenera col desiderio, ho solo due Circle Throw? Capperi? Oh, ok, allora questo è andato. Un altro Circle... No, cazzarola! Dannazione! Allora, il desiderio diventa reale. Merda, questo aveva due ricarica totale, non me l'aspettavo. Dovrei aver anche glitchato per sbaglio, sempre ricordo che è per sbaglio, Elixir Max, ok. Non mi ricordo come mi si è glitchato in realtà. Non lo so, ho aperto lo zaino era glitchato. Boh. Herp! Sì, sto andando nella direzione giusta praticamente. Tutti quanti questi herpini mi stanno aiutando ad andare nella direzione giusta. Qua c'è una Pokéball. Che ho trovato? Proteina, ok, no, niente. Vabbè, gli strumenti a questo punto non mi servono più, tanto il gioco è bello che è finito, diciamo. Perché quello che è successo, ai test. Non ha neanche caricato la beta 12, a dire il vero. Non ha neanche caricato la beta 12, che era una beta un pochino più completa, con tutta la grafica rivista. E ho visto qualche screenshot ed era... Wow! Herprada! Herpi derpi slurp slurp? Cosa? Harp! Ho detto che voglio lottare di cosa? What? Eh? Channeler Herprada! Ma che problemi hai, Tested? Secondo me il problema erano tutti quanti gli Herp Boy. Ah sì, che poi, non l'ho detto nell'intro, che oltre al fatto che gli mandavano le minacce di morte e i problemi con lo staff di Poké Community, c'era sempre una marea improponibile di persone che gli chiedeva quando esce la ROM del gioco definitiva, o comunque sia la beta che stava svolgendo in quel momento, che era in corso in quel momento. Questo, più il fatto che... Non so per quale motivo devo andare due volte a settimana all'ospedale. O così mi è sembrato di capire dalla lettera, perché gli inglesi quando scrivono, scrivono a cazzo di cane, non mettono né punti di interpunzione, né articoli e cose varie. O comunque sia si sbagliano a scriverli, purtroppo. Intanto, non si sa. Ha detto che deve andare due volte a settimana all'ospedale. Non vorrei... Dire nulla, però ok, devo andare all'ospedale. Spero non sia nulla di grave. Però se ci devo andare due volte a settimana. Più. Ha detto però per un certo periodo di tempo, quindi non penso sia qualcosa di grave. E
Quindi insomma, ha detto che tutte queste cose messe insieme gli hanno fatto proprio le palle piene, ha detto guarda, lascio la Roma, non rompetemi più i coglioni, ho anche una vita sociale, ho un lavoro e tutto quanto il resto, quindi insomma, ha detto non me ne va più di lavorare a questa Roma se continuate a fare così, e c'ha ragione, c'ha ragione. Purtroppo uno delle migliori hack ROM di sempre non verrà mai portato a termine, però ragazzi, purtroppo se uno non ce la fa, non ce la fa. Allora, cosa ne farà di noi? Dobbiamo trovare un modo per scappare. Nessuno scapperà! Devo punire questo uomo per tutto ciò che mi ha fatto. Di che stai parlando? Cosa ha a che fare con noi? Voglio solo riunirti con la tua vecchia amica Agatha. Agatha? Non l'ho vista per 20 anni. Professor Hack, a giudicare la tua espressione. You believe the group does exist. Tu credi che il gruppo esista? Di che sta parlando di Super 4? L'organizzazione criminale perché? Oh, non è una notizia falsa. Praticamente l'ha detto quella voce dell'organizzazione criminale. O non è solo una voce? Il tuo amico qui ti può dire tutto quanto. Di Super 4 sono compresi tra gli allenatori. Tra i quattro allenatori più forti, comunque sia. Il loro piano è di eradicare l'umanità, il genere umano. Cosa? E Agatha? Sì, lei è una dei Super 4, lei è il leader. Inoltre ha una vendetta personale con tutti e due. Se vi lascio al. Se lascio voi due a lei, allora Team Rocket. Avrà un alleato potente. Ah! Stai facendo la scelta sbagliata, Drake. Agatha non è il tipo di persona che farebbe. Sta zitto! So cosa vuoi fare. Stai cercando di rallentarmi, ma non funzionerà. Ora muovetevi. Beh, dietro il tunnel roccioso. Oh, devo per forza andare sopra. Ok. Praticamente. Ah, no, ok. Pensavo fossero qua sopra. Intanto, ancora? Oh. Attenzione. Oh! Nessuno scapperà. Dragonite! Madonna! Pidgeot! Pidgey! Proprio, guarda. Con Pidgeot stai sicuro che scappi. Probabilmente li rincontrerò qua o qualcosa di simile. Ah, dunque, dove devo andare? Una Pokéball? Tanto c'è. No, le Pokéball le controllo giusto tanto per. Ah, ok. Orange Summit? Ah. No, lì si scendeva, dai, devo andare avanti. Mi ricorda molto, molto il Monte Cordone. Il Team Rocket non passerà da qui. Ma cosa stai dicendo? Ci è appena passato. Devo andare qua giù allora. Cazzo, è il Monte Cordone. Allora, aspetta, dove sto andando? Oh mio Dio! Oh! Professore So, professor Rock, professoressa Ivy. Link. Aren't we glad to see you? Siamo contenti di vederti. Drake è proprio dietro di noi, dobbiamo andarcene da qui. No, ci penserò io. È troppo potente, Link, lo so, non mi interessa, lo batterò. Professor Rock, andiamo. Non possiamo lasciarlo qui da solo. Tu conosci Link molto più tempo da molto più tempo di me. Mi stai dicendo che dubiti delle sue abilità di allenatore? Credo in te, Link. Ma c'è una cosa che devi sapere. Sei serio? Sì. Ah! Ok, praticamente la sua mente sta vacillando. Non c'è peggio di un uomo. Non c'è peggio di un uomo. Non c'è nulla di peggio di un uomo che non ha niente da perdere. Ok. Quindi devo arrivare in cima, praticamente. Cazzo, è il Monte Cordone, mamma mia. Oh, era un pochino più corto, me lo ricordavo, ce l'abbiamo fatta? Oh, eccolo qua. Oh, cos'è quello? Drake, i tuoi piani sono rovinati. Più o meno. Il professor Hack mi ha detto tutto. Non puoi scambiarlo. In cambio di favori del team dell'Elite 4, del Super 4.
Un cattivo ha sempre un piano B. Un piano B. Non è nulla, il Team Rocket. La tua armata e il Team Rocket sta per essere sconfitta proprio ora. Stai sbagliando, io ho un piano B. Io, se ti uccido, il campione della Lega Indigo, posso provare loro che sono abbastanza forti da battere i Super 4. Non mi servono loro due per avere la loro approvazione. Ok. Se ti uccido tutti quanti, mostrerò tutti quanti che sono una minaccia. Ok. Cos'è quello? Una bomba? Dinamite per essere esatti. Specifichiamoci, cazzo, specifichiamo. Potrebbe esplodere da un momento all'altro, il che causerà il collasso di questa montagna, uccidendo tutti quanti a Pumello Island. Ah no, ecco, ora mi sono ricordato. Nell'intro ho detto che coverava, il gioco coverava fino alla Lega Pokémon, ma in realtà covera fino alla Lega Orange. Ok. O meglio, segue i piani della Lega del manga e proprio c'è la Lega Orange che è opera di Aetestud, ma ok. Sei pazzo, morirai anche tu. Non sono pazzo. Perché tutti quanti continuano a chiamarmi in quel modo? Prima lui, adesso tu. Lui? Ero suo figlio. Perché mi avrebbe dovuto chiamare pazzo? Cos'è Joker e Batman che hanno un discorso proprio aperto? È tutta colpa di quel ragazzino. È cambiato dal momento in cui quel ragazzino è nato, è colpa sua? Non puoi continuare a farti questo. Che stai facendo? Ah, dovevo saperlo, non ti interessa, vuoi solo distrarmi. Odio le persone come te, odio le persone come te. Il mondo non ha bisogno di persone che mi mentono. Il mondo non ha bisogno di persone che mi fanno dispiacere. Allora, farò un favore a questo mondo e mi libererò di persone come te. Ok. Perché è a livello 100? Allora, Aetestud crede davvero che io abbia dei Pokémon a livello 100 a questo punto del gioco? Non me lo fare, non me lo fare, non me lo fare. Capri. Ma mi ha copiato anche Speed Boost? Dito copia anche l'abilità? Fuoiditto usa Slam, ma no. In realtà non dovrebbe. Ah, Capri, a tuono. Cazzo, pensavo fosse ancora di tipo normale. Aspetta, facciamolo schiattare, perché sennò non posso fare nulla. Ok, vai, andiamo con Bulba. Cioè, allora, a questo punto del gioco, sinceramente, io non saprei che fare. O perdo perché tanto non ha senso continuare a giocare comunque sia. Perché cioè, a livello 100, dai. Potrei anche farcela, ma no. Ok, se non ha un altro ricarica totale, ce la posso fare. Allora, chi manda mo? Venusaur X, no, rimango a lottare. Praticamente la forma scura del mio Venusaur. Ok. Ho dei Max Revive. Sì, per fortuna ho dei Max Revive. Confusione. Sto per effetto. Confusione addirittura, cioè. Dunque, piove. Lanciapiano almeno gli faccio qualche danno. Tanto per cambiare. Dunque, sono tipo Drago Fuoco. Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Ok. Andiamo con Dismount che ha gelo raggio e sono più veloce per fortuna. Frenzy Plant ha fatto male. Frenzy Plant, devo ammettere, ha fatto davvero male. Allora, vediamo un po'. Zaino, Revitalizzante Max su Dismount. Questa lotta è particolare. Oh, che culo! Frenzy Plant deve ricaricarsi. E revitalizzo due Pokémon. Ah, Frenzy Plant un'altra volta. Ok. Mando Dismount, deve ricaricarsi e quindi vado con Gelo Raggio. Chi è che manda Electivire? Oh, come l'ho addormentato male! Circle Throw! Missa, non missare!
Oh, wow! Steelix X! Beh, di male in peggio. Attenzione, attenzione, attenzione! No, ok, posso ancora farcela, posso ancora farcela. Dai! Ah! Dannazione! Però c'ero quasi, però c'ero quasi. Max Revive. C'eravamo quasi, c'eravamo quasi. C'eravamo quasi, cazzo, c'eravamo quasi. Allora, Zaino, Max Revive, su Pikachu. Perché oh, terremoto? Caspio. Non ce l'ho fatta. Ah! Accidenti. Cioè devo... Aspetta, no, mo posso anche riprovarci a sfidare Drake, eh. Riproviamoci, mo con... Con dismount davanti. No, con dismount davanti no. Dunque, Venusaur Frenzy Plant ha missato, molto bene. Ora non ha missato però purtroppo. Perfetto, Venusaur è andato. Manda Steelix, continua a far lottare Charizard. Un po' di danni glieli faccio. E Steelix è scottato. Non potevo chiedere di meglio. Dovrei essere in grado di batterlo anche con Kyogre. Con Water Spout. Perfetto. Mandele attivare, no, rimango con lui. Zaino, Max Revive. Ok. Giga Impact. Perfetto, guarda. Mi è andata abbastanza bene. Così sai che faccio. Faccio con lui Leaf Storm e missa Leaf Storm. Ti pare? E porca troia, però due volte con una botta sola, no, eh. Va bene, va bene, va bene. Ok, così gli diminuisco l'attacco. Intanto, intanto. Oh, Gengar Y. Wow. Quindi... Ah, cavolo. Tutti quanti Pokémon in questo modo mi ha mostrato. E cazzo, però Pikachu, porca miseria. Resisti un po' di più. A psichico? A psichico. Merda. Perish Song. Perché sei scemo? Mandare a attivare cambio Pokémon? Sì, cambio. Figa. Dunque, o revitalizzo... O Bulba. Per forza. E revitalizzo Pikachu. Assolutamente. Provo l'ultima volta Leaf Storm. Grande, grande. Bulba 74, Dragonite, vuoi cambiare Pokémon? No. Oddio, gli è rimasto questo e Ditto. Zaino, revitalizzante Max su Kyogre. Iperraggio, wow! Che possibilità che mi ha dato! E sono più veloce grazie al fatto che non ho fatto Drago Danza. Posso farcela tranquillamente. Ah, però Ditto è più veloce. Sì. Aspetta, io quanti Pokémon ho rivitalizzati? Ho Pikachu. Perfetto, questa lotta è vinta. Questa lotta è vinta, ce l'ho fatta. Oh. Giocando un pochino meglio ci si riesce a farla. So che Water Spout non è la mossa migliore da fare, ma...
Vabbè, però manda sempre questi, mi rimanda, che cazzo. Fai uscire Pikachu, vedi come ti rompo il culo. L'hai chiamato? L'hai chiamato? Perfetto. Boo! Vai! sempre e. Ci stanno tutti quanti di questi versi strani. Non è ancora finita. Che cazzo! Vaffanculo, ok? Vaffanculo. Questo è culo, ragazzi, questo è culo davvero. No, Dragodanza no. Ok, è morto Dragonite, ok. Ah, accidenti. Quanti Dragonite? C'è solo Dragonite, mo scommetto. Vabbè. E usa Uragano. E usa Uragano. E usa Uragano della merda della madre. Thunder Shock, ho sbagliato mossa! Ho sbagliato mossa, per favore, perdonatemi. No, no. Oh, meno male. Meno male. No, chi è? Salamence Y. Certo, Salamence Y, certo. Non poteva non avere un tipo drago nel team, no? Non mi ricordo che tipo sia Salamence Y. Cioè, proprio Salamence Mega, non so che tipo sia. Eccola là. Ora va o la spacca. E mi flincia! Cioè, ho fatto revitalizzante max e dorme? La logica. Mi sfugge un po' la logica, ma ok. Altaria X. Andiamo in Pokyogre che a quanto pare dorme per qualche oscura ragione. Ma chi sono io per giudicare? Non mi piace che abbia Moonblast. Ok, forse ce la posso fare. Forse ce la posso fare. No, non sto parlando perché sennò mi deconcentro troppo. Ok. Sì, è così. Oh mio Dio, quanto è bello Flagon Ixion. No, è per raggio, non me lo devi fare, per raggio, non me lo devi fare, per raggio della merda. No, Elisir Max, no, fermati. Oddio. Devo revitalizzare. Pokémon con tanta difesa, chi è? Terremoto, Lo so, lo so. Perché mi fai berraggio?
figlio della merda. Ricaricati, figlio di puttana, ora. Ricarica sto cazzo, ricarica. Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole. No. No. Tra tutti i Pokémon che potevano essere tipo drago, c'è Kingdra. Proprio il Pokémon tipo drago meno indicato. Allora, potrebbe andare bene con Pikachu, ma Pikachu, il problema è che è troppo lento ora rispetto a Kingdra. Però continuando a usare, è solo più veloce, ha solo attacchi speciali. Non missa idropompa perché ovviamente è sotto la pioggia. Ma potrei ancora farcela. Senti, se dopo questa non è finita, io mi ritiro, spengo il gioco e basta. Perché non può essere. No, ma non puoi! Non puoi! Oh, allora! Ce la facciamo a finirla? Guarda, mi sta stancando il braccio a forza di premere acqua. Così almeno vado più veloce, vado. Cazzo! Va bene? Ragazzi, è una cosa assurda quella che sta succedendo qui in questo momento. Che cosa? Ho fatto 3 ipnosi a cazzo perché ho sbagliato a premere pulsante. Madonna, mannaggia a me, a quest'ora poteva essere finita. A quest'ora poteva essere finita. Dai, l'ultimo cazzo, è fatta. Davvero sto ancora continuando a giocare? Io non so cos'è che mi fa continuare a giocare. A questo punto già dovrei aver smesso da un pezzo. Tre volte, davvero devo sconfiggere 3 volte? Cioè, davvero ragazzi, ma stiamo scherzando? Siamo seri? Cioè, non può essere così la cosa, eh? Ah, mo si confonde, ok, perché è faticato. Perfetto. E però Drago Danza, ovviamente, va a segno. Non si può colpire da solo lui. Sazan, ragazzi. Ampharos X, ma che cazzo succede? Ma che cazzo succede? Guarda, non voglio sapere più nulla, guarda. Ma ci tuono tanto. Che gli fa? Tanto che ci frega, che ci importa. Una cazzata in più, una cazzata in meno. Cotton Guard, l'ho capito che fai Cotton Guard. Ti faccio Giga Drain e non è molto efficace. Perché? Vabbè, è andato KO, va bene tutto. Se va K va bene tutto. Quando va K va bene tutto. Madonna, devo valutare in maniera bruttissima. Ovviamente non ho più Gelo-raggio, quindi devo fare Eteremax. O Elisirmax è meglio. Ah. Allora, ammetto una cosa, la prima lotta si poteva fare abbastanza. La seconda? Diciamo di sì. La terza? E mi sono un po' rotto i coglioni. Altaria X.
Critical hit. Eccolo, è più veloce, Andre Link. No, usa ricarica totale. Fai un altro brutto colpo. Fammi un altro brutto colpo. Grazie. Davvero, devo dirti grazie perché mi ha fatto un altro brutto colpo. No, Resir Max, fermati. Però così non si può giocare, eh. Così è davvero pessimo giocare così, dai. Dragodanza, ok. Spero che non abbia ancora Kingdra perché sarebbe davvero assurdo. Iperraggio, merda. Ok, ho resistito molto bene. Sì, ma con un punto salute me lo fai resistere? Dai. Garchomp Y. Wow. Mi chiedo cosa avesse in mente ai testo da questo punto. Per questa ROM. Oh, Dragon Claw mi sa che è forte, eh. Mi sa che stavolta Dragon Claw è forte davvero. Quanto! Con un punto salute, dai! Cioè, un punto, uno sputo. Ah, devo rivitalizzarlo ancora una volta. Però questo gioco sarebbe stato molto più difficile se non mi si buggavano gli strumenti. Volava o la spacca? La va, la va. Prego, ti prego. È finita. No, non lo è. Non è fermato la dinamite. Però è finita la lotta. Almeno quello. Mi fa male il braccio. Non so perché fa male il braccio. Potrebbe esplodere in ogni momento. C'è, gre. Sì, computer. Come fermo sta roba? Dimmelo. Ucciderai tutti. Ci sono bambini qui. E non hai il senso dell'umanità dentro di te? Sì, un minimo di umanità, insomma. Sei un pazzo psicotico pezzo di... Non sono pazzo! Vabbè, sì. Allora, se non lo sei, sei stupido. Allora, smettere di essere uno stupido. Non so cosa ti ha fatto tuo padre, non me ne frega, sinceramente. Ma uccidere le persone per questo? Cresci. Cresci? Cioè, un pazzo, cresci? Ok. Non posso fermarla, esploderà, eh? Ma è falsa. Forse lo sapeva? C'è una ragione perché la mongolfiera non arriva a casa tua, giusto, Lance? Ah, sono fratelli? Non lo sapevo. Potrebbe anche essere nell'anime, probabilmente, però non mi ricordo. Forse devo ringraziarti, Agatha, non è il tipo di persona che si fa avvicinare così facilmente. Ironico, ironico come questo sia detto da un membro dell'Elite Four, dei Super 4. Sto facendo ciò che posso per aiutare le persone a cui tengo. A cui tieni, eh? Ma come ti è venuto in mente questo piano? Non sembra neanche un piano fatto da una persona del tuo livello. Sapevo che piano non sarebbe andato bene come avevo previsto. Ma ero disperato perché volevo vedere quell'uomo di nuovo. Giovanni? Sì. No, mio padre. Ah, Giovanni è suo padre. Ah. Addio, Drake. Addio, Lance. Nonostante le interferenze, vorrei annunciare il nuovo campione. Vorrei annunciare che il nuovo campione va a... Ok, è tempo di andare a casa. Trovi Thailand, ok, meglio. Ah, è finita! Che bello! Posso dire di aver finalmente completato la beta 11 di Pokémon Adventures, o almeno credo di averla completata, ma se non altro la finisco qui. Non vedo perché continuare ad andare avanti, sinceramente. E forse è stato un bene che io l'abbia affrontato queste tre lotte contro maledetto Drake ora, piuttosto che prima, quando la stavo giocando regolarmente, perché forse le avrei affrontate in modo diverso.
Sembra una degna conclusione ad un gioco, questo slide di finale di video. Davvero bello. Davvero carino. E due. Con Mew alla foresta di Pallet. E i Super 4, che ora sono 3. È tempo, Bruno, tocca a te. Fine. Ok. Finisce, è finita. Svegliati, tesoro. Svegliati, incazzata. Perché? Aia! Ah, stai attento. Dormire in cromato può essere pericoloso. Ciao, mamma. Qualcuno ti ha mandato una lettera, te la lascio sul tavolo. Che sia quella che penso che sia? Ma se siamo altro po' di repellente anche in camera nostra. Newsletter 1. Vassa c... trailer... ma perché? Non è una lettera. Next? Addirittura next? Next? Ah, ok, questa qua. Congratulazioni. Da Toru. What? Ma che succede? Vabbè. Ma potrei entrare in casa? No, mi fa andare direttamente fuori. Vabbè, è andata come è andata. Questa ROM è finita. Sono davvero molto contento. L'isola Miraggio. Sì, è un'isola appena scoperta. C'è una torre Miraggio, vero? Corretto, voglio che tu vada a visitarla. Ok. Ok, prendi questo biglietto mistico. E dove si prende? Ok. Praticamente dovrei prendere una specie di traghetto. Vuoi andare da qualche parte? Oddio, dov'è che si prendeva il traghetto? Ah, Orange. Sì. Vermilion, ecco. Quindi c'è anche un'isola Miraggio da visitare. Ok, allora... I miei Pokémon sono carichi? Col cazzo che sono carichi. Figurati se quello metteva un evento che ti faceva ricaricare i Pokémon. Mannaggia lui. Sarebbe un gioco da rigiocare se non fosse che... È un po' lunghetto. Dove vuoi che vada? Al prossimo Mirage Island. Con la H l'ho detto perché sì, andava a dirlo con la H. Ok, l'isola Miraggio. Ok. Che ci sia quello che penso che ci sia. Una torre. Oh. Ciao a tutti, sono Rick Evans e sarò la vostra guida oggi. Prima di tutto lasciate che vi presenti la torre Miraggio. Sapete che la torre Miraggio è stata scoperta 50 anni fa? Cosa, 50 anni fa? Ah. Several booby traps in the tower. Booby? A causa di molte trappole per tette? La torre è stata nascosta dall'occhio del pubblico. In ogni modo, grazie alla nostra... historian... L'abbiamo scoperta... Abbiamo disattivato le trappole della torre. Wow, è stato fantastico. Ok, prima che andiamo dentro, avete qualche altra domanda? Chi ha ucciso Kenny? Scusa? Oh, scusa. Chi ha ucciso Kenny? Cosa? fanculo ragazzi, me ne vado a casa. Ehi, torna qui, Cart. Dovevo capirlo. Ci stavo pensando, ma... Ci sarei arrivato comunque. Qualche altra domanda? Qual è lo scopo di questa torre? Per cosa era usata? È stata creata più di 5.000 anni fa. Perché è stata creata? Sai, veramente non lo so, eh? I nostri storici non possono trovare alcuna prova per quale motivo fosse usata questa torre. Non c'è nulla eccetto le trappole per le tette. E i ritratti sgraffiati. Ad ogni modo resta una torre interessante. Ok. Sì, abbiamo disattivato le trappole, ci sono avuti 50 anni. Wow. Oh, un gruppo occulto, un rituale per un gruppo occulto veniva usata. Ma sono solo ipotesi. Certo. Non mi ci fa premere, ok.
Non so cosa avesse in mente di farci, ma... Che cappero è? Ok, non, siccome non ci sono... Questo è un ritratto. Oh mio Dio! Cosa state facendo qui, persone? Vabbè, più o meno è quello il senso. Non sapete che state rompendo il nostro sigillo? Cosa? Chi sei tu? Sono Darunia, la saggia del fuoco. Darunia, la saggia del fuoco. Ti fermerò da rompere il sigillo. Perché c'erano tutti quanti con me? Me lo spiegate perché ce l'avete fottutamente con me? A questo punto, sinceramente, il più è fatto. Ah, tipo fuoco, ok, perfetto. Sarà facile. Un po' lunga, ma facile. Ah, non capisco perché tutti quanti devono per forza avercela con me, per qualche motivo. Meno male che Kamrapt ci prende un 4 per almeno. What? Era una fusione? Ah, sì, è vero! Stavo leggendo il thread, no? Mentre, prima di arrivare al download della beta 12, mentre la cercavo inutilmente. E c'era appunto il fatto che si potessero fondere i Pokémon in una regione, non mi ricordo quale. Nanomi Region, può essere Nanomi, non lo so. E forte. Ad ogni modo, non sai cosa state facendo, ragazzini. Le vostre azioni vi porteranno alla vostra rovina. Cosa? Andiamo al secondo piano. Ok, allora ricarichiamoci Pokémon. No, devo parlare con tutti quanti i ritratti. Sono il saggio della foresta. Ah, è tipo erba. Ah, cazzarola. Ah no, volante. Saggio della foresta, pensavo volante, ok. Invece non ha volante. Ok, va bene. Pelipper. Oh, un 4 per si prende. Meno male. Meno male. Gyarados pure si prende un 4 per. Molto buono. Mi fa piacere sta cosa, che si prendono i 4 per. Pinsir. Cazzo, Pinsir. Merda, mo. No, vabbè, continuo a lottare con lui. È tipo volante. Perché mi faccio questi problemi? Quando ho scoperto che il tipo roccia subisce danni dall'elettro, sono rimasto scioccato. L'ho scoperto per caso giocando a Pokémon XD Gale of Darkness. Tempesta oscura, l'ho giocato in italiano. Perché dirlo in inglese non avrebbe senso. Il mondo cadrà nell'oscurità. Andiamo al terzo piano, ok. Dove sarà questo? Ah, Pokémon deboli, probabilmente è una torre, specie di torre Pokémon, probabilmente. Ok, ho capito, qua è stesso lavoro di prima. Metilmax, ok, Metilmax a te, ci vuole. Aspetta, torniamo qui. Nessuna strada? Davvero nessuna strada? No, non c'è nessuna strada, andiamo di qua e levati. Ok, ah sì, ok, qua c'è il quadro. Ah, ecco qua, sì. Sì, vabbè, che strada devo fare però per arrivare? Ok, salvataggio veloce perché non so cosa c'è. Questo ritratto. Ok, chi sei tu? Sono Naburu. Saria, ma che cazzo dici? Proprio Zelda, guarda. Preso di pari pari da Zelda. Mi fa Spite. Banetti Y, ma che... Boh, sinceramente non so cosa...
Wow, però. No, perché ho fatto. Vabbè, Leafstorm, dai. Ma mi sta facendo grudge. Non lo so. Perish Song, va bene. Sinceramente non saprei. Un'altra volta Perish Song, ma c'è o ci fa? Vabbè. Dusk Noir? Dusk Noir è tosto, Dusk Noir. Boh. Mi sta un po' allappando l'anima sta cosa dei saggi. Oddio, è implementata bene. Se non fosse che avesse tutti quanti i Pokémon al 100. Solo quello mi fa storcere molto il naso. What? Il problema di Aetestod è che ha messo, siccome ha messo troppi allenatori. I Pokémon si livellano all'allenatore che gioca, al ragazzo che gioca, si livellano molto facilmente e quindi a un certo punto tu devi mettere per forza Pokémon più forti degli allenatori, che hanno Pokémon più forti. Però così non. Upa? Ha parlato di Upa? Davvero? Interessante sta cosa. Ok, forse questo video però potrebbe durare di più di quello che mi aspettassi, eh. Si sta rivelando interessante sta cosa, eh. Dunque, anche se non parlo comunque sia, il fatto è che devo capire cosa fare. Allora, siccome non sono un genio. Fatemi capire bene come stanno messe le cose. Sì, vabbè, era facile. Non è che ci fosse da studiarci più di tanto, eh. Vabbè. Qua se la complicano loro comunque sia. Questo ritratto. Tu chi sei saggio dell'acqua? Principessa Rudo, vabbè, sì. Più o meno ci siamo capiti dove vanno a parare. Dove cavolo c'è il cellulare? Sta a caricare, sta a caricare. Ok, niente di che. Vabbè. Allora. Questa lotta pure dovrebbe essere abbastanza semplice. Madonna, che roba che crea. Dovrebbe essere abbastanza semplice. Dato che ho Pikachu e Venusaur, comunque sia. Che palle quando ti confondono. Allora, vediamo un po'.
Dai, che ce la facciamo a fare sta lotta, su. Tocca cambiare Pokémon per colpa di Perish Song, ma in questo caso ricarico Dismount. Wailord, wow. Ma a questo punto sapete che faccio? Penso che potrei riprenderla come serie. Tanto. Ok, vuoi che ti dica di Upa? Stai solo portando la distruzione a questo mondo. Ragazzi, dobbiamo lasciare questo posto. Cosa? Dove sono andati tutti quanti? Link. Caro il mio Link. Sono stati portati in un'altra dimensione da Upa. Interessante sta cosa di Upa. Mi intriga molto. Davvero intrigante. Ok. Ma penso che, dato che siamo a 2 ore di gioco, potrei anche concludere qui il video. Quindi insomma, praticamente sì, abbiamo recuperato un bel po' di gioco, devo dire. Non mi sta dispiacendo portarlo a termine una volta per tutte, quindi. Ok, quindi penso che la prossima parte forse sarà l'ultima, anche perché dopo Mirage Island non ho aggiunto nient'altro, credo. Comunque si darà un'occhiata. Quindi io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. E nella descrizione trovate sempre il link alla pagina di Facebook, alla pagina di Twitter, e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!